Dopo il tempo pasquale e le solennità del Signore, riprende il cammino del tempo ordinario. Queste domeniche eh, si dividono in una prima parte dopo l'Epifania e l'altra parte dopo Pentecoste, ma la numerazione è continua, per cui adesso riprendiamo la lettura. Delle domeniche ordinarie a partire dalla decima settimana. Quest'anno C è caratterizzato dalla preferenza data all'evangelista Luca e quindi, nel tempo ordinario, ogni domenica ci fa ascoltare un brano di Luca seguendo l'ordine del racconto evangelico. In questa decima domenica del tempo ordinario si riprende la lettura del Vangelo secondo Luca dal capitolo 7 e l'episodio che ci è proposto è quello della rianimazione del figlio della vedova di Nain. È un racconto esclusivo del terzo Evangelista. È un racconto in cui si mostra la misericordia di Gesù, la sua capacità di simpatia nei confronti di una donna estremamente sofferente e si mostra la potenza divina di Gesù che è in grado di dare la vita a quel bambino. Solo tre casi sono presenti nei Vangeli. La rianimazione della figlia di Jairo è presente in tutti e tre i Sinottici. Questo del figlio della vedova di Naim solo in Luca e il caso di Lazzaro solo in Giovanni. Adoperò il termine rianimazione per riservare la parola tecnica risurrezione a Gesù solo. Perché se chiamiamo risurrezione anche questo episodio, non abbiamo ben presente la differenza rispetto a quello che capitò a Gesù, morto e risorto. In questo caso, cioè nei confronti di quel bambino di Nain, Gesù come un profeta potente non solo in parole ma anche in opere, è in grado di richiamare alla vita una persona morta prematuramente. Ma questo richiamare alla vita vuol dire concedere la possibilità di vivere ancora qualche anno, ma poi quel bambino, divenuto uomo, muore di nuovo. Invece la risurrezione di Gesù è un fatto unico e straordinario, il Cristo risorto non muore più. Non è tornato indietro, non ha ripreso la vita di prima sulla terra in attesa di una successiva morte, ma ha superato definitivamente lo stato della morte. In una dimensione ultraterrena il risorto è arrivato a Dio stesso. Infatti diciamo, salì al cielo, siede alla destra del Padre, lì regna, vive regna dunque colui che vincerà la morte e risorgerà dai morti dimostra durante la sua vita terrena la capacità di dare la vita in questo gesto notiamo soprattutto la capacità di condivisione sensibile del dolore. Luca, con abilità, presenta questo atteggiamento dolce e tenero del Signore. Lo presenta proprio come il Signore. Quando non adopera il nome proprio Gesù, ma adopera questo termine teologico che qualifica Gesù come Dio. Intende mostrarne la sua qualità divina. Il Signore dunque fu preso da grande compassione per lei. L'Evangelista, che scrive in greco, adopera un verbo particolare, esplankniste, che è legato alle viscere femminili. Quindi designa un amore viscerale. È la misericordia che prende le fibre più profonde di una madre, ma è Gesù, il Signore, che sente muovere le sue viscere di compassione. Ed è lo stesso verbo che viene utilizzato nella parabola del samaritano per dire che questo straniero, mosso a compassione, aiutò il malcapitato ed è utilizzato di nuovo nella parabola del padre misericordioso che accoglie a braccia aperte il figlio che torna a casa, essendo mosso a compassione. È una sottolineatura dunque tipicamente lucana il padre che accoglie il figlio prodigo, il samaritano che aiuta l'uomo ferito, sono figure di Gesù stesso, il Signore che, preso, mosso da questa grande materna compassione, dice a quella donna non piangere. E non sono solo parole vaghe, generiche, inutili di consolazione. Quel non piangere è accompagnato da una potenza che trasforma <coughs> la situazione concreta di quel ragazzo morto. Gesù gli disse, ragazzo, dico a te, alzati. È importante quella formula intermedia, dico a te. Sottolinea la potenza di Gesù che personalmente può ordinare al morto di alzarsi e il morto gli obbedisce. Un grande profeta è apparso tra noi, Dio ha visitato il suo popolo, commenta la gente meravigliata. Vedere un caso del genere permette di dare a Gesù il titolo di profeta. Infatti, Elia ed Eliseo, due grandi personaggi dell'Antico Testamento, furono caratterizzati da questo potere taumaturgico di richiamare in vita dei morti. La prima lettura, tratta dal primo libro dei re al capitolo 17, ci racconta un episodio analogo. Il profeta Elia ridà la vita al figlio della vedova di Sarepta. C'è proprio una somiglianza stretta. Una donna vedova vede morire il proprio figlio giovane e un profeta interviene nella sua vita e richiama il morto. Gesù quindi si presenta potente come Elia. Ma c'è una caratteristica particolare, perché se leggiamo con attenzione il racconto del Libro dei Re, notiamo che Elia prega il Signore, invoca l'intervento di Dio, compie dei gesti, si distende tre volte sul bambino, poi invoca ancora intensamente il Signore perché la vita ritorni in quel corpo morto. Gesù invece con una parola autorevole, io ti dico, ordina e tutto è fatto. Il racconto di Luca vuole mostrare Gesù come il grande profeta, ma nello stesso tempo vuole dirci che è di più del profeta. È la vita in persona che si fa solidale con la nostra sofferenza, dandoci la possibilità concreta e reale di non piangere. Il Salmo 29, che ci è proposto come responsoriale, è un cantico di ringraziamento di una persona che è ritornata dai morti. E in qualche modo è la preghiera di questi due ragazzi richiamati dalla tomba ma soprattutto è la preghiera di Gesù stesso risorto dai morti. Ti esalterò Signore perché mi hai risollevato. Sentiamo nelle parole che diciamo noi la stessa persona di Cristo che prega attraverso di noi. È il Cristo risorto che loda il Padre perché lo ha risollevato. Come seconda lettura, in questo periodo, per cinque domeniche di seguito, ascoltiamo brani tratti dalla lettera ai Galati. È uno dei testi più personali scritti dall'Apostolo Paolo. Una lettera vivace, forte, scritta in un momento di crisi, quando cioè la comunità cristiana che viveva in Galazia ha abbandonato l'impostazione che l'Apostolo Paolo aveva dato e si è lasciata portare a opinioni conservatrici filo-giudaiche con dei rischi pericolosi per la fede cristiana. L'Apostolo, venuto a sapere di situazioni del genere, scrive argomentando prima con l'esperienza sua personale, che la salvezza viene solo da Cristo. Che cosa serve per essere salvati? Cristo, la fede di Cristo, la fede in Cristo. E l'Apostolo racconta la propria esperienza. Io da giovane ero lontano, contestavo Gesù, non gli credevo. Ma quando Dio si compiacque di rivelare in me suo figlio, io aderì a lui e lo seguì con tutte le mie forze. Quella che noi abitualmente chiamiamo conversione di Paolo, in realtà è stata la sua vocazione o rivelazione, una apocalisse, ad proprio questo termine. Dio ha rivelato, ha tolto il velo, ha aperto gli occhi a Paolo, gli ha fatto capire che Gesù aveva ragione. Conoscendo Gesù, Paolo ha lasciato perdere tutto il resto, ha aderito a lui e gli ha creduto con tutte le forze. E insegna agli altri che questa è l'unica strada, l'unico che ha il potere di vincere la morte e di dare pienezza di vita è Gesù Cristo. In lui crediamo con tutte le nostre forze.